Stamattina siamo usciti per fare la spesa e mentre facevamo le compre abbiamo visto che era una bellissima giornata e abbiamo detto: ma sì, dai, andiamo a fare un giretto e andiamo al Castello di Masino. One, two, three, here we go! Che tratto e ti no dejo de pensar. Con la presión que tú tienes, mulata, estoy pasando tremendo trabajo. Por culpa tuya ya no vacilo, ya no me río, ya no relajo. Y no es que me quiera quejar, ni mucho menos renegar. Si tú me gustas y eso no puede cambiar, es tu sonrisa, tu cara, tu pelo, tus besos, tus ojos, tu boca, tu voz. Saque el espejo amoroso, me rompe coco. Enamorado, poquito a poco me tiene loco. Mira, esta nena a mí me tiene loco. In realtà, oltre al fatto che volevamo venirci a fare una passeggiata, innanzitutto per provare in viaggio con il Frank, con la Mini, lei è la Mini, e provare questa macchina che è un SJ Cam Pro 8 che abbiamo preso da poco per vedere anche come funzionava. E quindi sto facendo delle riprese con questa macchina che fa delle riprese in 4K, ma secondo me per un vlog così piccolo non c'è bisogno di mettere un 4K, però eventualmente stiamo andando, come dicevamo prima, al castello di Masino e dovrebbe essere aperto. Abbiamo visto dei pullman giù, questo è il paesino che anticipa il castello. No, il vento no, che non si sente niente. E niente, ci vediamo poi dentro dopo che vi facciamo fare un giro. Oh, sembra di essere nel film di ieri, eh. Beh, tanta rosa. Ma da lassù ancora più bello. Da lassù ancora più bello. Stai filmando? Sì. Dai, racconta del castello di Masino ai nostri... Prima volta che ci vengo, ecco cosa vi posso raccontare. E come ti sembra vederlo così? Ho già una buona impressione, è bellissimo. Il posto è molto bello? Sì. Ci piace? Ci piace, ci piace. È da proporre su un canale? Voto 10. Voto 10? Ecco, qua c'è l'entrata del castello. Che meraviglioso, però noi aspettiamo di arrivare lassù per farvi vedere un posto veramente che merita, una delle balconate più belle di questi posti verso Ivrea. Ecco qua, una balconata che dà su un mondo intero praticamente. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Laggiù c'è, allora un attimo, laggiù, andando laggiù c'è il labirinto, è lungo quel viale lì, ok? E voilà! Giardini? Mini? Merita, merita, bellissimo! Fine ripresa, controlleremo se io effettivamente... La telecamera riesce a inquadrarmi. Se non sono riuscito, se non sono riuscito a inquadrarla, evidentemente perché non sono un videomaker bravo come credo. Comunque stiamo andando verso il labirinto alla fine, abbiamo deciso. Tra l'altro vedo già un trattore, mi sto preoccupando, spero non ci siano lavori in corso laggiù. Avevamo buttato giù il labirinto. Basta. Guarda lì cosa c'è. Vieni, vieni, andiamo a vedere. Ah, un euro. Solo che noi siamo poveri e adesso l'euro gliele abbiamo dato all'ingresso e non ce l'abbiamo più. L'animaccia vostra. No, non è vero. E su Masino non vi posso dire un granché perché siamo un po' ignorantelli, però una cosa è sicura. È patrimonio UNESCO e quindi è già questo ti dice come viene curato, la fai, la salunga. Infatti stiamo camminando lungo questo viale alberato stupendo. E niente, ci vediamo quando arriviamo al labirinto perché è ancora un po' lunga. Yo, listen up. Here we go. Yo, 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 yo. Esta nena a mí me tiene arrebatado.
me tiene medio loco, me tiene desquiciado, me tiene esclavizado con ese movimiento y por más que yo lo intento aún sigo atrapado y sigo preso en la cárcel de sus besos por su forma de hacer eso a lo que ella llama amor. Ahora con sabor se lo dedico a esa muñeca, a ver si se enamora con un solo de trompeta. Ovviamente non finiremo tutto il percorso perché per chi ha piacere a visitare il posto non vogliamo rovinare comunque la sorpresa di arrivare fino al centro. Vieni, vieni Mini, leggi con i nostri cosa c'è scritto qua. Guarda, no, leggilo tu. Però qua praticamente io ve lo riassumo, l'ingresso del labirinto è una esperienza emotiva e spirituale. Magari non con i soffiafoglie che rompe il c***o, e questa la censuriamo, lo so già, però dovrebbe essere pressappoco così. E quindi l'entrata è questa. E ci vediamo dentro! Allora, adesso stiamo facendo questo esperimento. Siamo ancora fianco a fianco, ma tra un po' le nostre strade si separeranno. Rispondi, Mini, che tanto dopo si vede. Sono ancora arrivata per il momento. Ciao, ciao! Ciao. Questo labirinto è qualcosa di fantastico. Io è la terza o quarta volta che vengo e ogni volta che vengo è qualcosa di veramente spettacolare. La cosa più bella di andare in giro in questo labirinto è il disorientamento. È una delle cose più importanti. Cioè bisogna disorientarsi apposta per perdersi e poi per ritrovarsi. L'unico modo scoperto per disorientarmi veramente è guardare il telefono mentre faccio la ripresa, perché stiamo usando un po' GoPro, un po' telefono, perché purtroppo la GoPro non era carica come pensavo, più che altro le batterie credevo reggessero un po' meglio. Quindi sto anche facendo nel frattempo un'analisi attenta della GoPro. Comunque è meraviglioso, veramente stupendo. Se siete nei paraggi venite a visitarlo, è a Ivrea, da dove abitiamo noi, veramente uno sputo, un'ora è qualcosa, infatti tanto è vero che abbiamo deciso di venire a fare il pomeriggio qua, quindi non è proprio un viaggio di quelli seri, però è un viaggettino, ecco, figurati quando arriva la notifica, è buon. Ciao, ci vediamo dopo, anche perché Giada non so quanto è stanca di girare, quindi mi vedere quanto poi lo fa lungo lei il video. Prima volta nel labirinto, non ci sono mai entrata. Una volta stavo per fare quello di vetro, ma l'hanno dovuto chiudere perché una ragazza si è fatta prendere dal panico, è andata a sbattere contro i vetri, ha spaccato tutto, diciamo che ha rotto tutto il labirinto. E pazienza. Ma spero sarà una bella esperienza. Ovviamente dovevamo venire mentre stavano facendo le pulizie e i tagli, la potatura di tutto quanto, però vabbè, è la solita fortuna nostra, ma non importa, pazienza. So perché ovviamente ho trovato un'impalcatura con una persona, con un signore che sta potando ovviamente la siepe, quindi ho dovuto fare un altro percorso di tornare indietro. Tra l'altro c'è una specie di Gesù di Masino che sembra che cammina sulle siepi, ma in realtà non è Gesù di Masino, ma è il giardiniere che sistema il labirinto, perché la Fai se ne prende una cura ovviamente quasi maniacale. Nel frattempo mi sono perso Mini e la sto aspettando qua e io spero abbia capito che deve arrivare al centro, se no l'aspetto tutto il giorno. Laggiù invece c'è il castello, ma quello lo andiamo a vedere dopo. Finalmente un po' di tranquillità, sembra che non ci sia nessuno, io sto continuando il percorso, sono una casaccia ovviamente perché tanto d'altro non posso fare e vediamo un po' dove sbuco, sperando di non trovare un'altra impalcatura che mi impedisce di continuare il percorso. Nena a mí me tiene arrebatado, me tiene medio loco, me tiene desquiciado, me tiene esclavizado con ese movimiento y por más que yo lo intento aún sigo atrapado y sigo preso en la cárcel de sus besos por su forma de hacer eso a lo que ella llama amor. Ahora con sabor se lo dedico a esa muñeca, a ver si se enamora con un solo de trompeta. Vedere qualcosina forse. Miau. Aspetta, fermi tutti, sento una voce. Sì, sento, mi sa che sono arrivata al centro. Eccola. Ciao, saluta.
Niente, sono riuscita ad arrivare al centro dopo mille peripezie. La riunificazione. E mille impalcature. La riunificazione. Vieni qua, aspetta. Olè. Ok, allora non aspetta, vieni di qua, gira di qua per qui. Siamo ancora un po' impacciati con questi telefoni. Brava, così. Olè. Ci siamo tutti e due. Un bacio me lo dai? Mm. Mua. No. L'amore vince sempre. Scusi, ma è lei la signora Carla? Certo. Cosa sta guardando? Castello di Masino. Simpaticissimo, molto anziano e molto saggio, ci ha raccontato che quando saremo arrivati in questa sala, quadri di grandezze come questo qua, che vedete qui, sono stati tolti perché sono stati chiesi in prestito per un altro evento, una mostra molto importante, e dietro hanno trovato robe come queste qui, che vedete alle mie spalle, ma non le hanno trovate per caso, hanno dovuto grattarle queste cose qua, non so se... pulirle per far vedere che cosa veniva fuori, e infatti alle mie spalle c'è ancora un trabattello dove stanno continuando a fare i lavori, perché dietro tutte queste opere che vedete, più che altro di qua, quelle lì che vedete di là, sotto nascosto ci sono degli affreschi che hanno scoperto da poco, e noi abbiamo avuto la fortuna di beccarli. Hai visto qua dentro che luce stupenda c'è? Sì. Rimbomba? Sì. Mai guardato il soffitto? Non ancora. Guardalo. Wow. Bisognerebbe buttare una moneta lì al centro, dentro la fontana, però senza farla cadere nell'acqua. Bisognerebbe centrare quel coso di cemento lì che vedete. Giada esprimerà un desiderio. Che desiderio esprimerai, Giada? Cosa esprimerai? Esprimerò che ci sarà sempre tanto, tanto, tanto amore tra me e te. Per tanto, tutta la vita. Tanto amore. E io invece? Esprimerò che tu cresca un pochettino e non rimanga nana così tutta la vita.
ho sentito solo entrata nell'acqua, quindi niente. Ok, vai. Adesso qua dobbiamo affrontare altro che centesimo. Vai. Cosa fai? Dovrei esaudirmeli da soli i desideri. Laggiù si cela un luogo di potere dove possono soltanto entrare le streghe. Però che strega? Vabbè, comunque niente, tutto questo per salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di In Viaggio con il Frank, che non so se sarò con Giadina o con qualche mio amico, però intanto volevamo salutarvi. Ciao!